quanto tempo è in attesa? Sa dello sciopero di oggi? Ne è stata informata? L'ho visto per telegiornale. Per telegiornale? Non ha pensato di organizzarsi in modo tale da poter avere altro mezzo? No, perché non ne ho altro mezzo. Signora, lei da quanto tempo sta aspettando che arrivi l'autobus oggi? 5 minuti. Sa dello sciopero che c'è? Sì, lo sapevo. Abbiamo visto per il giornale, per televisione. Era informata, secondo lei c'è stata informazione? Benissimo, va bene. Cose dovrebbero fare meno scioperi. Vede al venerdì che, insomma, il venerdì è più incasinato, più caos. Allora potrebbero fare un po' di meno, diciamo, di fare questi scioperi così. Secondo lei comunque la GTT, cioè il gruppo Torino dei Trasporti, informa dovutamente i cittadini di... Sì. Anche le locandine, alle fermate. Non ha lamentele da fare al servizio? Sì, no, secondo no. Lei è un servizio... Ottimo per una città. Se è da fare lo sciopero, è chiaro che lo devono fare per i loro interessi, però non ci possiamo lamentare perché normalmente, insomma, questa cosa è organizzata, diciamo. Signora, anche lei sta aspettando l'autobus? Sì, signora, anche lei sta aspettando? Sta dello sciopero di oggi? Ma sì, ma va bene così, che non farlo per loro lo sciopero. Eccolo, l'autobus sta arrivando adesso. E 62 sono che la città si è eliminata, se possono. Ma tu hai 30? Sono diventato. Eccolo, è arrivato in questo momento. La linea 5, qui ci sono le pensiline dell'autobus. Non è indicato esattamente nulla dello sciopero, come potete vedere.